Buongiorno a tutti. Allora, oggi in questa lezione vedremo un metodo che vi potrebbe servire per capire meglio come sono fatti i vostri dati e per semplificare quindi l'analisi successiva. Il metodo che vedremo è il metodo chiamato PCA o Principal Component Analysis e quindi analisi dei componenti principali. Questo metodo ci consentirà di capire quali sono appunto le componenti principali di una serie di dati ed è molto utile uno quando ho dei dati complessi, numerosi, sia in termini di numerosità dei dati appunto che in termini di variabili che sto andando ad acquisire, sia in ambito machine learning per capire meglio quali sono i dati su cui puntare rispetto ad altri che sono invece meno importanti. Partiamo vedendo un attimo, facendo una distinzione tra i due scenari che di solito ci si trova di fronte, lo scenario legato al mondo laboratoriale e lo scenario legato al mondo reale. Cosa succede solitamente? In laboratorio, in università, spesso e volentieri vi viene dato un problema noto solitamente che appunto deve essere risolto, quindi ad esempio la misura della costante K di una molla. In laboratorio cosa succede? Che tutte le condizioni sono note. Le condizioni al contorno e le condizioni del problema stesso, e quindi io so già dove andare, da che punto andare. Quindi, ad esempio, so che appunto la costante di una molla dipende solo dall'allungamento della forza che io applico alla molla stessa, la relazione che lega tutte queste misure sono note, quindi dalla relazione matematica, dal modello matematico, io posso risalire a che tipo di misure mi servono. Quindi, ad esempio, una misura di forza, posso scegliere un dinamometro. È una misura di posizione, posso scegliere un potenziometro. Fatto questo, identifico una serie di forze, una serie di spostamenti e da quello riesco ad identificare tramite una regressione o un modello e minimi quadrati, eccetera, eccetera, io posso identificare questa costante K che mi serve con un determinato grado di incertezza, eccetera, eccetera. E questo è il problema che vi si pone di fronte di solito quando in un'ottica di didattica, ok? Il problema qual è? Il problema è che nel mondo reale questa cosa succede pochissimo. Quindi quando uscirete di qui, uscirete dall'università, chi di voi andrà a fare veramente sistemi di misura e quasi sicuramente lo andrete a fare perché in tutti gli ambiti industriali e non c'è bisogno di misurare grandezza, perché ovviamente la misura è l'interfaccia tra il mondo fisico e il mondo analitico. Vi si troverà invece una cosa totalmente diversa. Quindi solitamente ho un problema non noto, ok? E quindi ho qualcuno che mi dice: attenzione, c'è qualcosa che non va. Quindi aiutatemi, perché? Perché non va? Non lo so. Io so l'effetto, quindi so il perché non va, cioè so cos'è che non va, ma spesso e volentieri il perché è di difficile investigazione. E quindi è come se avessi in pratica una scatola nera, ok? Un modello non noto, nel quale entrano un sacco di variabili. Attenzione, le variabili che entrano non sono solo variabili legate al processo di produzione stesso, ma ad esempio anche tutte le variabili ambientali che ci sono in giro. E quindi a questo punto io per capire cosa succede devo implementare dei sistemi di misura sempre più complessi, che inizino a misurare, che inizino a prendere grandezze di misura delle più disparate. Ad esempio, devo prendere accelerazioni, temperature, pressioni, forze, posizioni, oppure anche immagini con telecamere, cose del genere. Io devo, quando non conosco il problema, capite che devo andare ad analizzare tutte le possibili variabili per andare a cercare, per capire quali di queste sono effettivamente legate al problema stesso e mi possono permettere di risolverlo. Quindi, sistemando determinati accorgimenti, posso sistemare questo problema. Questo cosa vuol dire però? Vuol dire che io devo sapere cos'è che interferisce nel mio andamento, diciamo, ideale. Ok? Quindi solitamente cosa succede? Succede che io mi trovo delle tabelle del genere in cui ho una serie di trasduttori, tantissimi solitamente, se sono fortunato sincronizzati tra di loro, ma facciamo finta che siano sincronizzati tra di loro, quindi non ho problemi di sincronizzazione, e vado a fare una serie di misure. Quindi capite che ho con tabelle del genere. È molto difficile andare a identificare veramente se per la risoluzione di un determinato problema è più importante la temperatura 2,
l'accelerazione 1, la posizione 1, una combinazione lineare tra queste grandezze, eccetera, eccetera. A questo punto, quindi, io devo cercare un metodo che mi consente invece di capire queste cose. Io voglio capire se il malfunzionamento solitamente che avviene è colpa della temperatura 2, perché la macchina, ad esempio, si surriscalda, eccetera, eccetera, oppure perché l'accelerazione 2 è un problema, nel senso che, ad esempio, lì vicino ci stanno facendo delle movimentazioni di carichi e quindi queste movimentazioni influiscono, fanno vibrare il pavimento su cui è appoggiata la macchina, e questo mi influisce il mio, diciamo, influisce il mio funzionamento corretto della macchina stessa. Ora, a questo punto ci si pone di fronte due approcci diversi. Quindi devo cercare di ridurre la dimensione del mio spazio di variabili. Ora, ci sono due metodologie principali. La prima è la feature elimination, quindi io elimino pian pianino le variabili, ok, per semplificarmi il problema e quindi tenendo solo quelle variabili che mi interessano. Questo ovviamente è fattibile solo se io so o sono certo che determinate variabili non servono, ok? Questo può comunque portare a una perdita di informazioni, perché comunque se io so che non servono, magari effettivamente invece, se io non sono pienamente certo che le variabili che vado a eliminare, le feature che vado a eliminare non servono, magari queste entrano nel comportamento appunto che dicevamo non lineale e quindi c'è una perdita di informazione. Oppure, un'altra metodologia è quella della feature extraction. In questo caso, cosa vado a fare? Vado a creare delle nuove variabili dove create a partire dalle vecchie tramite combinazioni lineari. Ok? Quindi io vado a creare dei set di parametri, dei variabili totalmente nuovi. Combinazione lineare delle mie variabili vecchie, temperatura, pressione, accelerazione, posizione, eccetera, eccetera, che però mi consentano di capire meglio il comportamento del mio sistema. A questo punto, sì, posso rimuovere le variabili nuove più importanti, ma non perdendo più informazione, perché in questo caso io, grazie alla creazione di nuove variabili indipendenti, se io creo queste nuove variabili opportunamente, quindi le creo in modo tale da massimizzare il contributo delle variabili più importanti e minimizzare il contributo di quelle meno importanti, a questo punto le meno importanti posso perdere. Ok? Quindi questo è un po' il concetto. Ed è il concetto nel quale si basa la Principal Component Analysis. La Principal Component Analysis è una tecnica basata sulla feature extraction, che combina in un determinato modo le variabili di input in modo tale che io possa togliere quelle meno importanti, mantenendo comunque il contributo di tutte, il contributo più importante di tutte. Qui non vado a togliere, attenzione, le variabili originali più importanti, ma vado a togliere le nuove variabili meno importanti. Quindi immaginatevi di avere che ogni variabile comporti un determinato contributo al mio comportamento, okay? Al mio fenomeno. A questo punto, combinando tra di loro determinate variabili, io combino i contributi di ogni variabile e se le combino, devo combinarle in modo tale da massimizzare il contributo e metterlo in determinate nuove variabili e minimizzare invece la restante parte che non serve, diciamo. In questo modo io posso capire quali nuove variabili sono più importanti e quali meno. Ok? Quindi perché di solito uso la PCA? Uso per ridurre appunto il numero di variabili, identificando quali sono quelle più e quelle meno importanti. Inoltre, con la PCA posso comunque mantenere indipendenti le mie
le mie nuove variabili. Attenzione che però le nuove variabili saranno meno interpretabili, perché non saranno più una temperatura, una pressione, un'accelerazione, una posizione, ma sarà una combinazione di queste. Ok? Quindi graficamente, come può funzionare la PCA? Immaginate di avere un dataset come questo. Facciamo ad esempio di avere due variabili, una variabile x e una variabile y. Attenzione che questi possono essere qualsiasi cosa, temperatura, pressione, due temperature, una posizione, insomma, due variabili che state andando a misurare. Se io metto su un grafico queste variabili, a questo punto io ho un comportamento del genere. Ok? Andando a vedere, diciamo, rispetto alla x e rispetto alla y, quindi facendo le proiezioni di questi punti nello spazio 2D, lungo l'asse x e lungo l'asse y, io ho un comportamento del genere. Ok? Quindi sembrerebbe che sia lungo x che sia lungo y, ogni variabile ha una determinata varianza. Ok? Quindi, ad esempio, se x è una temperatura e y è una pressione, io posso dire che il fenomeno dipende sia dalla temperatura che dalla pressione, perché vedete che ho una varianza molto ampia. Benissimo, tramite la PCA io posso creare due nuovi grafici, due no, un nuovo grafico, scusate, con due nuovi assi, che saranno il componente principale 1 e la componente principale 2, che saranno combinazione lineare degli assi precedenti. A questo punto, quindi ad esempio, se il nuovo asse orizzontale, se l'asse PC1 è l'asse diretto in questo senso, e l'asse PC2 è quello ortogonale, perché la PCA mi consente di avere componenti che sono tra di loro ortogonali. Io riscrivendo, rimettendo gli stessi punti su questi nuovi due assi, io avrò un andamento del genere. Siete d'accordo? Quindi ipotizziamo che l'origine del nuovo sistema sia qui, il mio asse verticale sia questo, il mio asse orizzontale, quindi PC1 è questo, PC2 è questo. A questo punto le mie variabili saranno disposte in questo modo. E a questo punto, se io vado a identificare le proiezioni di ogni punto lungo un determinato asse, vedete che lungo l'asse Y saranno molto variabili. Lungo l'asse PC1, lungo l'asse PC2 invece saranno molto poco variabili. E quindi a questo punto a me basta studiare il comportamento rispetto all'asse principale 1. E quindi ho automaticamente ridotto la dimensione del mio problema tramite una semplice trasformazione lineare. Quindi ho semplicemente trasformato queste variabili in un nuovo sistema di riferimento. Ho una nuova variabile, okay, chiamata PC1, che sarà una combinazione lineare della x e della y. Però a questo punto io posso studiare solo l'andamento lungo questa direzione. Ora, nel caso 2D questa cosa viene molto facile, ma immaginate di avere uno spazio non più di bidimensionale, ma di n dimensioni, capite che questo concetto può essere ampliato e quindi posso semplificare problemi molto molto complicati. Quindi, basandosi, tenete presente un attimo questo concetto. Andiamo a vedere la teoria che c'è dietro la PCA. Allora, cosa fa la PCA? Il metodo PCA ci consente di trovare un nuovo set di versori, che io qua ho chiamato V con I, che sono chiamati appunto componenti principali, tali per cui la varianza dei dati proiettati su questi nuovi versori è massimizzata, come nel caso di prima, e inoltre ogni versore con gli altri, con i precedenti, scusate, deve essere ortogonale. Come succedeva prima, io devo andare a identificare il nuovo versore PC1, che sarà quello rivolto per così nel mio grafico XY, che massimizza la varianza dei dati lungo quell'asse. A questo punto dovrò andare a trovare un altro versore PC2 ortogonale a PC1, ok? Che me lo che mi che
questo va bene, nel caso 2 sarà obbligato il versore 2, però che anche in questo caso sarà massimizzato. Ok? In questo caso quindi i versori cosa saranno? Saranno quei versori o vettori, diciamo, quelle direzioni che dopo aver proiettato tutti i data points, quindi tutti i punti su quel versore stesso, abbiamo massimizzato la distanza di ogni punto dell'origine. Questo vuol dire massimizzare la varianza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho i miei punti, io devo trovare quel versore tale per cui la distanza di ogni punto dall'origine sia massima, di ogni punto proiettato su quel versore sia massima. Ok? Benissimo, c'è una procedura matematica con una dimostrazione, ma quello che vi interessa a voi, che dovrete utilizzarla poi questa PCA, è che può essere dimostrato che le componenti principali, i primi K componenti principali, corrispondono esattamente agli autoversori della matrice di covarianza Z, ordinati a seconda dei loro autovalori. Quindi gli eigenvector sono gli autovettori, scusate, e gli eigenvalues sono gli autovalori. Quindi se io ho un data, ho una matrice di dati, io devo calcolare la matrice di covarianza Z, da quella estrarre gli autovettori e questi saranno esattamente, ordinare gli autovettori a seconda dei loro autovalori, quindi dal più grande al più piccolo, ok? E quelli, gli autovettori che vado a trovare, sono esattamente i componenti principali di quel dataset. Inoltre, gli autovalori sono esattamente uguali alla varianza del dataset, quindi dei miei dati, lungo il tal autovettore. Ora, rivediamo, questo è, diciamo, la definizione. Vediamo cosa vuol dire. Vuol dire che se io parto dai miei dati sperimentali, quindi la mia tabellona di prima che comprende temperatura, accelerazione, posizione, eccetera, eccetera. Questi dati possono essere espressi in forma matriciale, dove ogni riga XJ, questa è una riga, comprende una misurazione. A questo punto, mettendo assieme X1, X1, XM, quindi immaginate che questo io faccio M misure con N variabili. Io posso creare una matrice X che corrisponde esattamente al mio dataset, in cui la X avrà m righe, cioè numero di misurazioni effettuate, ed n colonne, numero di variabili misurate. A questo punto cosa si fa? Si fa solitamente una normalizzazione, una zero center normalization. Cosa vuol dire? Vuol dire che da ogni riga devo togliere la media della colonna stessa, quindi ad esempio io ho tante temperature, trovo la media della T1, trovo la media della T2 e così via. Ogni valore sarà il valore stesso, quindi T1 meno mu T1, T2 meno mu T2 e così via. In questo modo avrò dei dati che saranno centrati sullo zero. Capite che se ho un dato, tolgo la media, avrò dei dati centrati sullo zero. Questo cosa vuol dire? Guardiamo in termini 2D. Se i miei dati originali x e y sono ad esempio qua, facendo questa normalizzazione, quindi togliendo la media, succederà che dopo i miei dati saranno così. Ok? Perché faccio questo? Perché così io posso calcolare più direttamente la varianza dei dati lungo le componenti. A questo punto io dovrò calcolare la mia matrice di covarianza Z. Come si calcola la matrice di covarianza? Facendo X trasposto per X, dove X, ricordiamo, è la matrice del mio dataset 0 center normalizzato, quindi tolto la media, diviso M-1, dove M è il numero di
numero di misurazioni che ho effettuato. Cosa mi dà la matrice di covarianza? La matrice di covarianza mi dice la covarianza che c'è tra ogni paio di elementi della matrice di partenza. Ok? Nella matrice diagonale, scusate, sulla diagonale della matrice Z, io avrò esattamente le varianze della tal variabile, perché sarà la covarianza di ogni elemento per se stesso e quindi la varianza. Ok? Ora a questo punto, una volta che io ho la matrice Z, io dovrò calcolarci semplicemente i miei autovettori e autovalori. A questo punto io posso risalire alle componenti principali del mio dataset. Gli autovettori saranno le componenti principali, gli autovalori saranno l'importanza di ogni componente principale. Quindi più alto l'autovalore, più sarà importante l'autovettore associato. Ora, molti software lo fanno questo, però c'è un metodo che risulta solitamente che ci semplifica solitamente i calcoli. Questo metodo è il metodo chiamato SVD, cioè Singular Value Decomposition. Cos'è il metodo SVD? Il metodo SVD è un metodo di fattorizzazione di una matrice. Cosa dice? Anche qua vado molto veloce, se volete guardarvi la teoria, guardate un testo di algebra. Comunque, diciamo che il metodo SVD è un metodo che consente di fattorizzare una matrice X come il vettore di tre matrici particolari e semplici da utilizzare, una matrice U, una matrice Epsilon, una matrice V, dove quindi le X ipotizzate che è M per N. La matrice U sarà una M per M, una matrice quadrata unitaria, quindi U per U trasposto sarà uguale alla matrice identità, in cui le colonne sono i vettori singolari, sono quelli che vengono chiamati vettori singolari sinistri. La matrice Epsilon è una matrice diagonale rettangolare in cui le diagonali sigma II sono chiamati valori singolari, e la scelta di chiamarli sigma, vedremo poi, non è fatta a caso. E infine la matrice V, n per n, in modo tale da rendere la moltiplicazione corretta, che è ancora una matrice quadrata con le colonne che vengono chiamati vettori singolari destri. Ok? Ora proviamo a sostituire questa decomposizione alla nostra matrice Z di covarianza. Covarianza, ricordiamoci che è x trasposto per x su m-1. Quindi sostituendo x, eccetera, eccetera, io vedo che la matrice covarianza z dipende solo ed esclusivamente dalla v e dalla epsilon. Ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, seguendo questa uguaglianza, questo significa che x trasposto per x e epsilon trasposto per epsilon sono simili. E matrici simili hanno gli stessi autovalori ed auto, scusate, gli stessi autovettori. Autovettori. Scusate, ma qui. Scusate, gli stessi autovalori, corretto. Quindi gli autovalori lambda i della matrice di covarianza z sono legati ai valori singolari sigma i della matrice x tramite questa formula. Quindi se io faccio la decomposizione valori singolari e riesco a risalire a epsilon, io da quella sulla diagonale leggo le sigma i quadro e quindi, scusate, le sigma i non quadro, e tramite questi sigma i io posso risalire agli autovalori della matrice di covarianza z, che ricordate rappresenta l'importanza delle mie componenti principali. Inoltre, sempre guardando la formula della matrice covarianza con la decomposizione a valori singolari, nella formula rientra la V, e dalla V io posso ricavare
le componenti principali della mia matrice Z, esattamente guardando le colonne della matrice V. Quindi, facendo la decomposizione a valori singolari, io dalla epsilon posso ricavare i miei autovalori e dalla V posso ricavare i miei autovettori. Ricordiamo, gli autovettori saranno le componenti principali. Gli autovalori saranno l'importanza delle mie componenti principali. Un autovalore più alto vuol dire che la componente principale tra dei tali sarà più importante. Inoltre, possiamo ancora fare un passo in avanti e proiettare il mio dataset X, dato che V contiene i miei autovettori. Se io faccio prodotto scalare di X su V, io posso proiettare i miei dati sulle nuove componenti principali e quindi fare quel passaggio che vedevamo prima nei grafici 2D. Ma cosa vuol dire fare questo? Applicando sempre, facendo al posto di x la decomposizione ai valori singolari, io posso sostituire e vedo che la proiezione dei dati sulle nuove componenti principali sarà esattamente uguale a U per epsilon. Quindi una volta che io conosco U, epsilon e V, io posso sapere gli autovalori, gli autovettori e tramite U e epsilon posso proiettare i miei dati sulle nuove componenti principali e quindi creare il mio nuovo dataset su componenti principali. E quindi avere il grafico, diciamo, di destra delle slide che abbiamo visto prima. Ok? Ora, per capire meglio, diciamo, più in dettaglio cosa fa questa PCA, vediamolo con un paio di esempi, due o tre esempi. Ok? Contate che la PCA è già sviluppata a livello di software, quindi voi dovreste solo inviare un comando. Però l'importante è sapere cosa c'è dietro tutto questo, tutta questa cosa. Anche perché, e vedremo nella lezione relativa al machine learning, la PCA può servirvi anche nel machine learning per capire come estrarre meglio le feature. Quindi iniziamo vedendo, provando a vedere con una matrice semplice, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, come vengono le componenti principali di questi dati. Ok? Quindi per farlo uso MATLAB. Ok. Quindi vediamo come vengono. Ovviamente facciamo il nostro dataset x che sarà uguale. Adesso questi sono valori ovviamente ok. Questo è il nostro dataset e quindi se io faccio se plotto il dataset x prima riga prima colonna e seconda colonna, mettiamolo magari in punti, crocette, scusate, anche una virgola. Questo è il mio dataset ovviamente, ok? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Proviamo a applicare la PCA su questo dataset. Ora, MATLAB contiene un bellissimo comando, però lo vediamo sia con il comando diretto che con la SVD che con la matrice di covarianza. Se voi cercate PCA nell'help, viene questo bellissimo comando che è PCA. Ora, quello che vi interessa è la terza istruzione, quindi quella in cui la mia uscita sarà coefficiente, score e latent. Cosa mi rappresentano questi tre valori? Andiamo a vedere dall'help. Allora, coefficiente ritornerà esattamente le mie componenti principali, quindi i miei versori VI, ok, del mio dataset. Score cosa ritorna? Andiamo se lo dice qui. Ok. Score rappresenta la proiezione del mio dataset sulle nuove componenti principali. E
E infine latent rappresenta la varianza delle componenti dei miei dati sulle componenti principali, cioè gli autovalori della matrice di covarianza z, cioè della matrice di covarianza di x. Proviamo a applicare questo dato e vedete che mi vengono questi valori. Quindi 0,70, 0,70, 0,70 meno 0,70, ok? Cosa rappresentano questi? Questi coefficienti, le colonne, sono esattamente i versori principali del mio dataset. E sapete che se questo è 0,7, 0,7 rappresenta il vettore unitario rivolto a 45 gradi nel primo quadrante. E quindi in pratica. Scusate. Rappresenta il versore, diciamo, tra il primo, la bisettrice tra primo e secondo quadrante. E ci sta perché ovviamente i miei dati sono rivolti esattamente, li ho messi apposta lungo la bisettrice tra il primo, del primo quadrante. L'altro versore sarà quello esattamente ortogonale al primo, perché il secondo sarà fatto in funzione del primo. Quindi in questo caso sarà il versore sulla direzione bisettrice del secondo quadrante. Ok? A questo punto in score cos'è che contiene? Score contiene la proiezione dei miei dati 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sulla mia nuova componente principale. Attenzione che l'origine del mio nuovo sistema è esattamente posto nella media dei miei valori. Quindi se io ho i miei dati, diciamo. Vediamo sempre sul classico OneNote fino a quando non scoprirò come disegnare. Allora, quindi mi ha detto io ho i miei dati. Ok, i miei dati saranno esattamente posti qua. Ok? Le mie componenti principali avrà origine nella media dei miei dati, quindi esattamente qua. A questo punto il versore 1 è il versore unitario, quindi 0,7,0,7, rivolto così. Quindi questo è PC1. E questa sarà invece la mia componente principale 2. Quindi i miei dati tramutati lungo PC1 e PC2, come saranno fatti? Saranno fatti esattamente così. Ok? A questo punto la matrice score rappresenta esattamente la distanza che c'è tra ogni punto e l'origine del mio nuovo sistema di riferimento composto dalla mia componente principale. E infine il mio vettore latent sarà la varianza dei miei dati lungo le due componenti principali. La varianza, come si fa a calcolare? Si fa dato xi meno x medio, che in questo caso sarà 0, diviso m-1, e quindi sarà 3,33 lungo la PC1 e 0 ovviamente lungo la PC2 perché i miei dati sono tutti rivolti lungo il mio asse. Ok? A questo punto capite che io posso ridurre la dimensione del mio problema perché posso studiare solo ed esclusivamente l'andamento di questo nuovo vettore. È come se io avessi fatto una misura in più di una grandezza che io non posso, posso capire, non riesco a capire perché è una combinazione lineare delle altre due, però ho una dimensione solo, ho fatto solo una misura e non due. Ora vediamo se viene la stessa cosa con il metodo SVD. Ora anche qua la decomposizione SVD è una decomposizione standard. E MATLAB comprende, quindi facendo l'SVD di matrice A io posso avere la U e la S e la V, dove la U è la U dei nostri grafici, la S è la Epsilon dei nostri grafici, la V è la V dei nostri grafici. Quindi posso provare a fare la stessa cosa sulla X dei miei dati e quindi io avrò questi valori. Scusate, non sulla X ma sulla X medio, perché devo sempre normalizzarlo. La PCA
Allora, il comando PCA normalizza automaticamente sulla media, mentre se faccio l'SVD prima devo normalizzarla sulla media. Quindi faccio min, scusate, x meno media di x in modo tale da avere la normalizzazione sulla media e faccio la SVD. Ora vedete che appunto, come ho detto prima, la matrice V contiene esattamente i miei autovettori e quindi le mie componenti principali. Prima componente principale, prima colonna di V, seconda componente principale, seconda colonna di V. La matrice S, che sarebbe la epsilon nei nostri lucidi, contiene i valori singolari che sono legati alle nostre lambda I da questa equazione. Quindi se io voglio risalire agli autovalori, devo fare questa operazione. Proviamo. Quindi se io faccio S al quadrato diviso m-1, avevo 4 dati, quindi m-1 è 3. Devo fare un punto perché è una matrice. Scusate. Vedete che viene esattamente 3,33, che era la mia varianza dei dati lungo la prima componente principale, e 0, che è la mia varianza lungo la seconda componente principale. Ok? E infine, se io faccio x per v, ho la mia proiezione, scusate, sempre con la media, sempre è 0 min, quindi x meno min x per v, quindi i miei dati normalizzati sulla media li moltiplico per la matrice v, quindi per le mie componenti principali, avrò esattamente quello che la PCA mi dà in score. Ok? Questa cosa posso farla, vediamo se esce, facendo anche u per s. Viene esattamente uguale secondo le regole matematiche della composizione. Ultima metodologia, infine, provo con la matrice di covarianza. La matrice di covarianza può essere fatta con xt per x su m-1 oppure col comando cov, che è covarianza. Quindi se io fa che sarebbe la mia matrice Z dei lucidi. Cov di x meno min, scusate, x meno min x, la mia varianza viene questa. Dalla matrice di covarianza io devo risalire gli autovalori e gli autovettori. E anche qui c'è una bellissima funzione EIGA che mi dà gli autovettori e gli autoversori, gli autovettori e gli autovalori della matrice Z. E sono ancora sempre allo stesso punto. Ok? In questo caso, attenzione che le componenti principali non sono ordinate dalla più importante alla meno importante, ma sono come MATLAB le calcola. Quindi in questo caso il componente principale con più importanza, quindi quella con varianza 3,33 è la seconda, e quella con varianza 0 la prima. Attenzione che la componente principale 1 sarà la seconda colonna in questo caso. Ok? La matrice di covarianza in teoria dovrebbe essere pari a fare x trasposto per x diviso 3. Vediamo se viene. Cioè lo stesso comando cov di x meno min potevo farlo facendo x meno min x trasposto per x meno min x, che dovrebbe venire punto diviso, scusate, no, che mi manca un sì, scusate. Allora, x è un 4 per 2
2 per 4 per 4 per 2, perché non va bene. Allora proviamo a fare x norm uguale x meno min x. Ok, quindi x uguale x, faccio in piano pianino, quindi x norm, ok, quindi 2 per 4, quindi se io faccio x norm trasp per 2 per 4 per 4 per 2, x norm, tutto questo diviso 3, perfetto, e mi viene questo che è esattamente la mia, il mio risultato che mi veniva dalla matrice covarianza. Ok? Ovviamente questo vale anche per dimensioni più alte. Questa parte, quindi applicarla PCA ad un dataset rawdata.at, ve lo faccio fare a voi. Quindi io vi darò una serie di dati, raw data, che è questo vettore x, che sarà sempre bidimensionale, e quindi se io lo plotto, MATLAB. Avete questi dati, vi chiedo di provare voi a casa tramite MATLAB ad applicarla PCA. Ok? In questo caso vi verrà ancora circa un versore orientato in questo modo, probabilmente non bisettrice ma in un altro modo, e un versore ortogonale. Provate ad applicarlo tramite i tre metodi, tramite le tre funzioni che avete appena visto, per vedere un po' dove finiscono e provate un po' a capire i risultati che vi vengono. Infine, vi faccio vedere cosa succede se applico la PCA ad un'immagine. Quindi molto spesso la PCA può essere applicata anche delle immagini per renderle, per comprimerle e quindi per renderle, per togliere, diciamo, quelle componenti meno importanti e comunque salvarle mantenendo una buona qualità. In questo caso, vabbè, ho uno script fatto. Vabbè, questo script non fa nient'altro che fare la decomposizione della matrice di covarianza, eccetera, eccetera, identificare gli eigenvector, quindi gli autovettori, e applicarli, diciamo, alla mia immagine. L'immagine originale, in questo caso, è l'immagine classica di MATLAB, non so se l'avete già vista, quindi imshow, vediamo se va. Ok, quindi proviamo a applicare la PCA a questa immagine, con l'immagine standard di MATLAB. Facendo andare questo script, adesso vi faccio vedere cosa esce. Questo script calcola questi eigenvector e applica, ok, una serie, vi faccio vedere subito la figura 1. Allora, questa è l'immagine originale, ok, quindi quella non compressa. Questo grafico rappresenta gli autovalori, quindi l'importanza delle componenti principali calcolate su questa immagine. Quindi vedete che dopo la decima, quindicesima, tutto quello che c'è dopo, le componenti principali dalla sedicesima in poi, valgono molto poco. E quindi se io dovessi togliere queste componenti, ok, io mantengo una buona qualità della mia immagine, quindi del mio dato iniziale di partenza, però riducendo la dimensione, ed è quello che si fa solitamente. Ora, le immagini successive che vi faccio vedere sono immagini che prendono di volta in volta meno componenti, quindi
Quindi partirò dall'ultima, quindi prendo tante componenti e pian pianino ne prendo sempre di meno. Vedete che ovviamente prendendo sempre meno componenti la qualità dell'immagine si riduce sempre più. Quindi questa è l'immagine originale. Questa è l'immagine prendendo, non mi ricordo quante, tutte queste fino alla 29, fino alla 29esima PCA e pian pianino ci tolgo due componenti alla volta. Guardate come cambia l'immagine. Questa si vede già che non è uguale all'immagine originale perché ovviamente ho tolto delle componenti perché arrivo solo fino alla 29esima, quindi è una specie di è quello che si fa ad esempio con il segnale con la trasformata di Fourier, ok? È un'approssimazione del segnale. Vedete che se io tolgo componenti ora inizia già a perdere, quindi io adesso sto prendendo le componenti fino alla 23esima, scendo ancora fino alla 17esima, l'immagine si vede poco ma peggiora sempre di più. Questo perché fino da qui in poi, aumentando il numero di componenti, non succede niente perché queste componenti sono molto poco importanti. Però vedete che cosa succede adesso? Che se tolgo le componenti che hanno più importanza, l'immagine molto velocemente diventa sempre peggio. Vedete? Fino ad arrivare all'immagine 3, la rifaccio andare, che era quella che teneva solo la prima componente. In questo caso, ovviamente, dato che secondo il grafico, diciamo, non posso tenere solo la prima componente perché sono importanti anche le altre. Se io tengo l'immagine solo con la prima componente, vedete che non capisco niente. Però già solo tenendo quella con qualche componente, l'immagine riesco ad averla già migliorata. In questo caso ho compresso l'immagine perché questa immagine contiene meno informazioni, quindi salvandola è più compressa. Okay. Quindi questo era un elemento, diciamo, un esempio dell'applicazione reale della PCA. In alcune delle vostre esercitazioni la PCA potrebbe risultare comoda, perché con la PCA, e lo vedremo anche in ottica di machine learning, potrete capire quali sono le feature più importanti da utilizzare nell'allenamento di un algoritmo di machine learning. Però questo magari lo vediamo la prossima volta. Vi consiglio e vi invito a provare la PCA sul dataset rawdata.mat che carico adesso su eLearning. Ok? Perfetto, se avete domande scrivetemi sempre e niente, buona giornata a tutti.